Chiunque può vedere che c'è una bolla immobiliare. A dire il vero, nessuno vede una bolla. È questo che la rende una bolla. Che stupidaggine, Lawrence. Ci sono sempre degli indicatori. Le frodi ipotecarie si sono quintuplicate dal 2000. Gli stipendi medi netti sono rimasti invariati, però i prezzi delle case aumentano. Significa che le case sono debiti, non asset. E quindi Mike Burry di San José, un tizio che si fa tagliare i capelli dal giardiniere, che gira in ufficio senza scarpe, ne sa di più di Alan Greenspan e Dan Paulson. Sì, sì, il dottor Mike Burry, lui, sì, sì. Questa è carina, è carina. Stai facendo del sarcasmo con noi, Mike? Lawrence, io non lo so come si fa ad essere sarcastico, come si fa ad essere spiritoso, ad essere manipolatorio. Io so soltanto leggere i numeri. Di quant'è la tua posizione corta al momento? È di 1,3 miliardi. I premi di quanto sono? Paghiamo in grosso modo dagli 80 ai 90 milioni l'anno. Che è tanto, ma io sono stato il primo investitore in questa operazione. Ma senti, ti renderà? Posso essermi mosso troppo presto, ma non mi sbaglio. Presto e sbaglio sono la stessa cosa, Mike. Gestisci un fondo di quanto? Di 555 milioni? Tra 6 anni esatti saranno belli che andati. Per una scommessa. No. Nel secondo trimestre del 2007 scatteranno i tassi variabili e i default aumenteranno. Già, lo dici tu. Quanto possono ritirare gli investitori prima che accada? Nei prossimi 2 trimestri? Immagina che vadano nel panico. 302 Ehi. Milioni. Mio Dio, Mike. No. Nessuno si ritirerà, sarebbe un suicidio. Insomma, sono sotto del 17% quest'anno, ma se si fidano di me, loro si fidano. Nessuno! Ho sempre dato prestazioni. Si fida di te! Nessuno! Ho mandato diverse email ai miei investitori per informarli che... che il secondo trimestre del 2007 sarà il momento in cui le nostre posizioni riporteranno dei profitti. E sono stato molto chiaro. Mike, la gente ritirerà i propri soldi. Ma questa sarebbe una mossa stupida, insomma. Se veramente il capitale del fondo scendesse troppo, a quel punto i contratti degli swap sarebbero nulli e allora le banche si terrebbero tutti... Aspetta un minuto, aspetta. Tutti loro. Cosa? I contratti sarebbero nulli? I contratti sarebbero nulli? Oh, Cristo santo! Oh, brutto stronzo! Michael, devi ridarmi i miei soldi. Michael, hai sentito? Rivoglio i miei soldi. Ridammi i miei cazzo di soldi. Brutto stronzo. Luis, puoi arrivare presto? Domattina, per favore. Ho bisogno di disfarmi delle posizioni di IG Countrywide e Freddie Mac per poterci permettere i premi dei credit default swap più promettenti. Certo, dottor Burry. Dottor Burry? Se gli investitori si ritirano, che succede? Chiudiamo? Francamente non lo so. Le obbligazioni non stanno scendendo. Non si muoveranno. Quello che penso io è che noi operiamo in un sistema completamente fraudolento.
Oppure lei si è sbagliato. Certo. È possibile che mi sia sbagliato, soltanto che non so come. Io credo che quando uno sbaglia non sappia mai in che cosa sbaglia. Ci vediamo domattina. Sì. Eccomi. Dottor Barry? Sì. Dib Winston, Goldman. Ho rivisto la sua posizione. Voleva accertarmi che le valutazioni fossero corrette. Credo che lei voglia dire che vi siete garantiti una posizione curta netta e perciò siete liberi di valutare i miei swap correttamente per una volta, perché adesso è vostro interesse farlo, no? Che cosa vuole che le dica? Io credo che lei lo abbia appena detto. Sono il dottor Barry. Pare che il crollo del settore finanziario sia imminente. Ma cominciamo a vendere la mia posizione. È di 1,3 miliardi. Sì, resta in linea. Su match.com e il mio profilo diceva: sono uno studente di medicina con un occhio solo, bizzarri comportamenti sociali e $145,000 di prestito studentesco. E lei mi rispose: sei proprio quello che stavo cercando. Intendeva che ero onesto, perciò lasciate che sia onesto. La crisi del mercato immobiliare rappresenta la più grande opportunità finanziaria. Fare soldi non è come credevo che fosse. Questo business uccide quella parte di vita che è essenziale, la parte che non ha niente a che vedere con gli affari. Negli ultimi 2 anni ho sentito come se i miei organi interni si autofagocitassero. Tutte le persone che rispettavo non mi rivolgeranno più la parola, se non tramite gli avvocati. La gente vuole che un'autorità dica loro come valutare le cose, ma sceglie questa autorità non basandosi sui fatti o sui risultati. La sceglie perché sembra autorevole e familiare. E io non sono mai sembrato familiare. Perciò sono arrivato alla dolorosa conclusione di dover chiudere il fondo. Cordiali saluti, Michael J. Burry, MD.